Siamo con Francesco Froli, che è responsabile della filiale di Pisa della concessionaria Opel MP Auto. E dopo c'è stato un furto stanotte, sono entrati, hanno rubato alcune batterie usate e hanno fatto anche l'autoscontro di alcune auto usate nel piazzale. Non è la prima volta che accade in zona qui a Ospedaletto. Com'è oggi andare al lavoro dopo le festività pasquali e trovare un disastro, insomma, quantomeno danni? Dunque, il problema onestamente è arrivare la mattina dopo Pasqua e Pasquetta, dopo un periodo di duro lavoro, porte aperte e sacrifici da parte anche dipendenti, collaboratori, titolari e proprietà di questa azienda e trovare il piazzale con le auto scontrate e non saper chi ringraziare. Vorrei sapere, siccome qui in zona, sono eventi che sono capitati ad altri nostri colleghi, se qualcuno ha una soluzione o un input da dare per poter limitare questo tipo di eventi. Può essere utile più vigilanza in zona se non è A noi abbastanza? abbiamo già il corpo dei vigili giurati che vigila. Chiaramente io non so se, onestamente a questo punto, penso che non ci sia altre soluzioni di una vigilanza stretta, perché non c'è altra soluzione. Cioè, a questo punto veramente no, non siamo, il giorno vengono, non si sa, non si vuole dare responsabilità perché non ci sono in questo caso non ci sono le prove, però il giorno li trovi che ti rubano le batterie, la sera manca le batterie, danno fastidio ai clienti quando entrano in salone. Se qualcuno ci mette mano senza far nomi, sarebbe opportuno, secondo me. Insomma, si riferisce molto probabilmente, la responsabilità potrebbe essere anche legata alla vicinanza del campo nomadi. Non ci sono prove, Non ci però. sono prove, non voglio accusare nessuno, però io questo tipo di riscontro, i ragazzini con le batterie a mano che trovo il giorno spesso sono del campo nomadi, tutto lì. E la sera penso che fanno sempre parte di questo tipo di persone. Anche perché ci ha chiamato la vigilanza che qualche sera fa l'aveva visti entrare ed erano riscappati. Tutto lì, senza dare altri tipi di responsabilità.